Abbiamo visto l'altra volta il concetto di intorno, e in particolare il concetto di intorno simmetrico o circolare. E abbiamo anche visto che se mi serve un intorno centrato su un determinato numero, x con 0, e avente raggio un determinato numero delta, attenzione, mentre il centro dell'intorno può assumere qualsiasi valore, il raggio per sua natura è solo un numero positivo. Ok? Quindi sarà il vincolo maggiore di 0, strettamente maggiore, che se fosse uguale al 0, l'ampiezza sarebbe nulla e dovrebbe contenere solo x con 0, ma non può essere, perché l'intorno deve essere un intervallo aperto, se non deve contenere gli estremi. In quel caso sarebbe vuoto. Ok? E quindi l'intorno, se mi interessa, avrà estremi centro meno raggio e centro più raggio, intorno circolare, ripeto, di centro x con 0 e raggio o semiampiezza, se preferite dire. Diamo dei numeri giusto per esemplificare. Se ad esempio il centro è 1 e l'ampiezza è 2, allora l'intorno centrato in 1 di semiampiezza 2 ha un estremo inferiore che è 1 meno 2, cioè meno 1, e un estremo superiore che è 1 più 2, che è 3. Ok? Fatemelo rappresentare sull'asse reale. Questo è l'estremo inferiore, estremo superiore, e questo è tutto il nostro intorno. Il centro 1 e questi sono entrambe le segni più delta, meno. Ok? Tutto chiaro o no? Dico questo, richiamo questo perché mi serve che sia ben chiaro un altro modo per individuare gli elementi dell'intorno. Se prendo, questo ripeto, per indicare, in rosso c'è il centro, se prendo qualunque altro numero appartenenti all'intorno, cioè qualunque x che appartenga all'intorno x con 0 meno delta x con 0 con delta, in questo caso meno 1, 3, allora la differenza, o meglio la distanza tra il numero che prendo, la x che prendo, e il centro dell'intorno sarà comunque più piccola dell'ampiezza dell'intorno, in eccesso o in difetto. Se x appartiene a questo intervallo, intervallo aperto, la sua differenza, o se preferite distanza rispetto al centro dell'intorno, è più piccola della semiampiezza. Potrebbe essere in eccesso o in difetto, ma comunque la sua distanza è più piccola del raggio dell'intorno. Ok? Questo lo formalizzo dicendo che se x appartiene a questo intorno,
Allora, la differenza tra x meno il centro, cioè la distanza tra il particolare numero che mi interessa e il centro dell'intorno, è più piccola dell'ampiezza dell'intorno. Nel nostro caso x meno 1 è più piccolo di 2. Però se scrivo solo così, tengo conto solo dei numeri la cui differenza non può superare un numero positivo. Se invece 2, cioè x, è a sinistra, questa differenza è negativa. Giusto? Se x sta qua, x meno x0 è un numero negativo. Ma a me interessa includere sia questa fetta di intorno, sia questa. Quindi tengo conto della distanza di valore assoluto. Il valore assoluto della differenza, voglio che non superi un certo valore, che è l'ampiezza dell'intervallo, il raggio dell'intorno. Mettendo il valore assoluto tengo conto sia degli x che stanno a destra di x con 0, sia di x quelli che stanno a sinistra, perché il risultato è comunque più. Ok? Se non lo mettessi, vedi che prendo un x che vale meno 2. D'accordo? Quanto vale meno 2 meno 1? Senza valore assoluto, meno 2 meno 1 fa meno 3, che è più piccolo di 2. Quindi, senza valore assoluto, questa scrittura includerebbe tutti i numeri da 1 verso sinistra. Ma io non voglio che si fermi qui, quindi voglio tenere conto, voglio individuare gli elementi dell'intorno, ok, in base alla loro differenza o distanza rispetto al centro. E la distanza può essere legata a punti che seguono il centro o che lo precedono. La distanza è comunque un numero positivo. Per far sì che la differenza sia positiva devo mettere il valore assoluto. Detto in altri termini, a questo intorno appartengono tutti i numeri che differiscono rispetto al centro dell'intorno per meno della semiampiezza. Oppure, col linguaggio dell'altra volta, questo insieme è fatto dai numeri che approssimano x con 0 per meno di delta, cioè la cui differenza rispetto al centro è più piccola dell'ampiezza del raggio. Ok? Si può fare l'inverso. Se ho questa diseguaglianza, l'avremo con il numero che forse è più lampante, allora questa cosa significa? Sono tutti i numeri la cui differenza da 3 è più piccola di 1. Quindi sono tutti quelli che al massimo saranno 3 più 1, 4, e al minimo saranno 3 meno 1, 2. Non posso scendere sotto il 2, perché se scende sotto il 2 la distanza è più grande di 1. Più formalmente, ricordate che, quindi ripeto, x deve essere più piccolo di 3 più 1, 4, e maggiore di 3 meno 1, 2, cioè 2 minore di x meno 4. Centro meno raggio, centro più raggio. Più in generale, ripeto, siamo il percorso inverso,
se ho questa scritta e voglio togliere il valore assoluto, ho due possibilità. Se questo è positivo, allora ho x meno x con 0 minore di delta. Se è positivo, tolgo il valore assoluto senza cambiare niente. Se è negativo, ho meno x con 0 minore di delta. Ma dalla prima porto x con 0 a destra, ho x minore di x con 0 più delta. La seconda ho meno x più x con 0 minore di delta, e quindi meno x minore di meno x con 0 più delta. Cambio il segno e qui ho maggiore. Da qui quello che abbiamo appena scritto, x o è più piccolo di x con 0 più, è più piccolo di x con 0 più delta, è anche più grande di x con 0 meno delta. E abbiamo i due estremi dell'intervallo. Morale della favola, come il premio che vi rimane in testa: scrivere è equivalente a scrivere le due scritture individuano lo stesso insieme. Ci servirà, tra non molto, anche questa scrittura. È tutto chiaro? Serve un esempio numerico, l'abbiamo appena fatto, ma lo ripeto. Che cosa cambia se scrivo così? Questa proprietà caratterizza tutti i numeri x che differiscono da x con 0 per meno di delta, ma per più di 0. Questa parte mi dice che la differenza non può essere nulla. Quindi a questo va aggiunto che x deve essere diverso da x con 0. Quindi questa scritta individua l'intorno x con 0 meno delta x con 0 più delta tolto il punto centrale. Tutti i numeri che approssimano x con 0, escluso x con 0. Sembra una roba da matti, ma tra un poco ci verrà un problema di logare in tasca. Ok? Abbiamo detto che l'intorno è un intervallo aperto che contiene un certo numero e che quindi è formato dai numeri che approssimano il centro per meno di una determinata approssimazione. In qualche caso ci serviranno numeri che approssimano il centro dell'intorno o solo per eccesso o solo per difetto. Thank you.
questo trattino, chiamiamolo A, individua i numeri reali tra 1 e 2 con 1 incluso e 2 escluso, oppure preferite individuarlo così. Ok, questi numeri sono tutti in eccesso a 1, cioè da 1 in su verso 2. Questo posso immaginarlo come un intorno non completo, cioè non intorno e basta, ma un intorno destro di 1. Perché? Destro perché contiene i numeri sull'asse reale tutti a destra di 1, con 1 incluso. Cioè tutti i numeri che approssimano l'1 in eccesso. In generale, un intervallo fatto in questo modo, cioè tutti i numeri reali tra x con 0 e x con 0 più delta, escluso l'estremo superiore, formano un intorno destro perché considero tutti i numeri in eccesso ai fondali. E equivalentemente, se mi interessano numeri che approssimano un dato della grandezza in difetto, ho un intorno sinistro. Insieme fatto in questo modo, numeri reali x con 0 meno delta minore di x minore uguale a x con 0, un intorno sinistro, non perché sia lugubre, ma solamente perché ha numeri in difetto a x con 0. Tutte grandezze che approssimano x con 0 per difetto. L'intorno destro e l'intorno sinistro sono intervalli semi-aperti. L'intorno destro include il suo estremo inferiore, l'intorno sinistro include il suo estremo superiore. Esempio, A, tutti i numeri reali tra meno 2 e 0 è un intorno destro di meno 2, è un intorno di meno 1. Posso prendere questo come intorno, basta, di meno 1? No, perché? Perché non è aperto. Un intorno di 1 sarebbe tale se fosse aperto. Un intorno destro è semiaperto. Quindi questo è un intorno destro di 2, perché include il suo estremo inferiore. Ma non è intorno di nessun altro suo numero. Perché non è aperto. Questo è un intorno sinistro di 3, ma non è un intorno di 0,
perché non è tardi. Lo sarebbe se qui ci fosse minore, basta, non minore uguale. Per esempio, fatemi scrivere, questo è l'intorno, destro, di 2, così, intorno, sinistro, di 3, C, è un intorno. Sì, no, non so. Terzo di lato quello. Io per il più. E per il sì. Che dici che è un intorno? Che dici che non è un intorno? Che è agnostico? Non è un intorno perché è un intervallo ma è chiuso, contiene gli estremi. Ergo non è un intorno, né destro né sinistro di alcunché. È un intervallo chiuso. Per quanto riguarda l'intorno destro di 2 o meno 2? Meno 2, scusami. Ciao. Allora. Chiaro? Quindi ne faccio il grandi di 9, numeri reali. Questo è un intorno di qualcosa. Di tutti i numeri grandi di 9. Perché è un intervallo, è aperto e contiene tutti i numeri grandi di 9. Un intorno di 10, di 10,1, di qualsiasi numero più grande di 9. In qualche contesto lo si potrà considerare, si può anche scrivere in questo modo, 9 o più 9, che è l'estremo inferiore, e l'estremo superiore di questa semiretta, possiamo indicarlo come più infinito, che non è un numero, attenzione. In qualche contesto lo possiamo immaginare come un intorno sinistro di più infinito, anche se è un po' tirato per i capelli, però così come tutti i numeri più piccoli di 7 sono immaginabili come un intorno di non infinito. Domanda da 1000 punti adesso. Aspettami. Thank you.
Questo è un intervallo o è un ritorno? Numeri razionali, tutte le frazioni, tra due frazioni ci sono infiniti numeri non razionali, sono reali ma non appartengono ad altri, quindi è un numero che non sono infinitamente sforacchiato, non dirà nessuno, ergo non è un intervallo e quindi non è un intorno. Questo per ricordarvi che bisogna sempre vedere da dove vengono prese le x. Se c'è r è un intervallo, se c'è q, se c'è z, se c'è n non è un intervallo. Ok. Uno solo, gli agnostici, tutti gli altri. Che significa questo curioso geroglifico? Beh, quindi questi numeri differiscono da 3 per più di 1. Quindi sono numeri da 3 più 1 in su. Dal 4 escluso, perché c'è il maggiore, nel maggiore uguale, in su, 4,001 eccetera eccetera, quindi questo include i maggiori di 4, oppure quelli minori di 3 meno 1, cioè minore di 1, 2, di 2, pardon. 2 escluso. Quindi questo è un intervallo o no? Perché? Perché sono due semirette. Da 4 in su, da 4 escluso in su è questa. Poi da 2 escluso in giù. Questo è l'unione di due intervalli che non è un intervallo. È l'unione di due intervalli, d'accordo, ma essa stessa non è un intervallo. Se qui avessi messo l'uguale, 2 e 4 sarebbero stati inclusi. Ok.
vengono in mente altre domande o altri esercizi su questo. Piuttosto, se non avete domande, tornerei un attimo indietro sul punto di accumulazione, perché ci sarà utile a breve. Avete domande su questo? Aspettate, scrivo. Prendiamo questo insieme. Un mezzo, due terzi, tre quarti, quattro quinti, cinque sesti, sei settimi e via dicendo. Questo insieme, facciamo finta di rappresentarlo. Zero, uno, un mezzo. Un mezzo, due terzi, tre quarti, quattro quinti e via dicendo. È un intervallo? No. No. È limitato? Sì. Perché non contiene per esempio numeri negativi, ma già tutti i numeri più piccoli di un mezzo sono minoranti. Inoltre, per come è fatto, non supererà l'1, perché il numeratore è sempre di una unità inferiore al denominatore. Quindi ha un estremo inferiore, che è anche minimo, che è un metro. Un estremo superiore, che non è massimo, che è 1. Ammette a 1 punti di accumulazione. Sì, qual è? Uno. Come facciamo a capirlo? Beh, intanto guarda come è fatto insieme. Man mano che questo cresce, i punti si addensano verso uno senza mai superarlo. Più avanti vado, più quel numero sarà prossimo a uno, ma non diventerà mai uno. Okay. Vado a prendere. Cosa dice la definizione di punti di accumulazione? Il numero, punto di accumulazione, se qualunque intorno io scelga del numero contiene infiniti punti dell'insieme A. Andiamo a vedere se è vero. Ok? Prendiamo un intorno di 1 di raggio delta, qualsiasi positivo. Intorno di 1 di raggio delta, cioè tutti i numeri reali della forma 1 meno delta, 1 più delta. Estremo inferiore 1 meno delta, estremo superiore 1 più delta. Okay. Poi riscriviamo in modo opportuno gli elementi di A. A possiamo scrivere in questo modo. Possiamo indicare con la lettera x reale
tale che x posso scriverlo come n fratto n più 1, con n uguale a 1, 2, eccetera, eccetera. Ok? È chiaro? Ora devo andare a vedere se qui è chiuso. Qualunque intorno io scelga, posto che sia di 1, centrato su 1, non importa quanto delta sia piccolo o grande, basta che sia positivo perché il raggio è intorno, in questo insieme cadono infiniti elementi di A. Ora torniamo a vedere prima. Qui la parte l'intorno di 1 che mi interessa è l'intorno sinistro, perché a destra di 1 di numero di A non ce n'è neanche uno. Quindi mi limito alla parte sinistra. Ok? Cioè voglio vedere se trovo elementi di A scritti quindi nella forma n fratto n più 1 che siano compresi tra 1 e 1 meno delta. Cercato nell'intorno sinistro di 1. Questa diseguaglianza ho già visto che vale per tutte le n. Perché? Perché il numeratore è sempre più piccolo del denominatore. Quindi questo numero è sempre più piccolo di 1. Questa è sicuramente sempre verificata per tutti gli n. Quello che mi interessa è quella di sinistra. È tutto chiaro? Quindi devo risolvere questa diseguaglianza. Cioè ci sono elementi di A che stanno a destra di questo numero e quindi cadono nell'intorno di 1. Beh, questa è una disequazione fratta. Questo denominatore, ricordo che n è naturale, cioè va da 1 in su, 0 abbiamo escluso. Quindi il denominatore è positivo. Quindi posso moltiplicare, posso farlo solo perché sono certo che il denominatore non è 0 ed è positivo per n più 1. Io ottengo 1 meno delta per n più 1 minore di n. Svolgo le parentesi, n più 1 meno delta volte n meno delta minore di n. Okay. Porto questa n. Questo n e questo n li posso semplificare, sono identici a destra e a sinistra. Lascio n a sinistra, quindi ho meno delta n minore di delta meno 1 e poi divido per meno delta. Per fare, siccome meno delta è negativo, cambio il verso. Quindi supponiamo che voglio un intorno di raggio un centesimo, è sufficiente che prendo 1 meno un centesimo che fa 0,99 diviso un centesimo, 99. Dal numero 99 in su tutti i punti cadono in quell'intorno e sono infiniti. E questo, se provate, accade qualsiasi delta io scelga. Per ogni delta che scelgo, cioè per ogni ampiezza di intorno che scelgo, certo più piccola è, più grande è questo n, ma da questo n in su tutti gli elementi di A stanno nell'intorno di 1. Ergo 1 è il punto di accumulazione. Sta per suonare, ci fermiamo qua.